Ciao a tutti ragazzi, qui è Ramon d'Alberto e oggi vi vorremmo far vedere un survival che speriamo di continuare io e Papo99 Bella. su GamesPortal, un server Minecraft dove non entravamo da parecchio tempo. Allora, prima di tutto andiamo nel portale dell'hardcore perché noi il P no PvP da Nabi non ci interessa. Le prime puntate ve lo diciamo già in anteprima, saranno un po' fiacche perché visto che sarà la solita routine di trovare un po' una casettina, creare una mini fazione, così, quindi speriamo che l'indiamantato stra Non ci givato penso, non ci dai, dai, attacchi, attacco non ci abbastanza. attacca, non ci attacca, ragazzi. Si è spaventato della nostra potenza in pelle. Attenti, noi siamo potenti. Allora. Questo qua è anche uno dei nostri primi video in live, per cui scusateci per il commento, cioè per come Il stiamo. commento a ribasso, quindi. Per cui è la prima volta che facciamo questo live, appunto. Papo, hai una crafting table? No, però ho del legno. Mi piace la crafting. Ah, no, aspetta, aspetta, ce l'ho già bella che fatta. Trovato anche kit, toh, piglia lì. Io Bene, grazie. ho già la barchetta. Prendiamo E la via. crafting e andiamo. Porca vacca, flusso di. Ok, ce l'ho fatta. Comunque, adesso stiamo andando a cercare un po' più lontani, in una Sì, un base, posto. costruire Sì. una piccola fazione che poi creeremo più avanti. Perché in questo server qua sono tanti quelli. Solo guardando lo spawn sono tanti quelli indiamantati e potenziati, per cui non con potenziamenti deboli, ma con protezioni 4 e affilatezze alte come affilatezza 5 o 4. Non solo pile, un'isoletta no. Allora, costruiamo qua. Ma no, allontaniamoci, papà. No, scendiamo. Beh sì, poi andiamo sottoterra. Raga, nerdiamo un po', andiamo sottoterra nelle profondità. Giusto per inferrarci o diamantarci, per se abbiamo fortuna di trovare un posto abbastanza colmo di diamanti. C'è del vetro, costruzioni varie. E mi va. Ragazzi, la prima gara di barche in un fiume. Io ho già perso, sono andato a schiantare contro un pezzo di terra. Ti aspetto qui in fondo. Gentile. Raga, cerchiamo anche un mob spawner perché in questo server i soldi che a noi fanno comodo si guadagnano uccidendo i mob. Fanno comodo i soldi. Allora. Aspetta. Ecco laggiù un bel mob spawner di zombie. Cerchiamone uno di ragni che è ancora meglio. Gente che rompe su Skype. Come sempre, dopo tutto. Cazzo, please. Vabbè. Qua c'è una base. Abbastanza. No, sarà è griffata, sicuro. Però figa come legno. Vai a scavare. Scusate raga, guardo un secondo i messaggi. Tu vai. Niente. Io vado a vedere, vai a fare una sottospecie di base. Vado a vedere sta qua. Quanto siamo tempo video? 5 minuti. Allora continuiamo ancora 4, 5. per un po' e poi stoppiamo. Comunque questa è una serie, se vi è piaciuto il primo video, che anche se è un po' fiacco, in tutti i sensi,
Se vi è piaciuto comunque, se vi piace il video, cioè il tema anche di Minecraft, così iscrivetevi e commentate. Ma qua non c'è niente. Però prendo la fornace e distruggo una cesta, Sì. così almeno non dobbiamo usare il legno. Ma è protetta, mi sa. No, no. Ah, bene, bene. Comunque, ragazzi, se vi consigliamo sto server, ha un lag minimo, parecchia gente che ci gioca. Kit iniziale, bello shop, portali, tutto. L'unica cosa un po' noiosa, ma che ormai tanti server hanno, è che bisogna aspettare i 5 minuti. Per 5 secondi, sì. Per il teletrasporto, quindi è un piccolo problema. Se non ci si può muovere, Sì. TPA. Doppi sensi il nome di sta fazione. Come si chiama? Dove si... Papo si è perso, raga. Fammi TPA, Paolo. Non me lo dà. Il maiale, il pig, dà più soldi di un ragno. Mazza. Raga, soliti bug problematici. Via. Guardiamo quanto ci guadagna. Ce lo fa. Uno squid, un polpo. Guadagniamo quanto un ragno. Si trovano così, vero? Vuol dire che qua, cioè, non perfetto, però possiamo iniziare. Sì, appena troviamo un mob spawner sotterraneo Ti do una mano. con la nostra ragazzi fedele Nodus. Consiglio di scaricarla anche se è illegale. Sì, dai, tranquilli tanto. Diciamo che il 70% di quelli che giocano a Minecraft ce l'hanno, di conseguenza. Sì, serve per tutto, PvP, scavare, costruire, anche se in qualche server. Ci sono abilitati degli anti-cheat più potenti che servono anche per la Nodus, ma non fa niente. Solitamente quelli per il combattimento sono quasi sempre utilizzabili, anche se. Anche l'X-Ray, tranne in certi casi. Vedete l'X-Ray? Tutto Poi, se avete bisogno, faremo un video aggiornamento di quello vecchio. Su come installare e come utilizzare la Nodus per la 1.4.6. lasceremo nel video un link in descrizione in cui si può scaricare come spiegheremo come downloadarla, un po' come utilizzarla Sì, Nodus. appena riusciamo a farlo questo video. E a quanto siamo di tempo? Dobbiamo chiudere fra un minuto massimo, quindi ecco laggiù c'è un spawner di ragni dove possiamo fermarci. Perfetto, allora boh, vi lasciamo Vi qua. Del lasciamo con questa immagine dello spawn mob spawner, anche del se qui. mob spawner sotto di noi. Ecco. Ciao a tutti e Speriamo che il video vi sia piaciuto. iscrivetevi, commentate e al prossimo video.